Eccoci qua. Allora, Paolo Righetti, nuovamente torniamo sull'aspetto del sindacato un po' in generale che si occupa dei lavoratori. Ci sono state molte diverse aziende, insomma, sempre negli ambiti collegati a quelli essenziali che hanno aperto. Ci sono stati lavoratori che sono stati chiamati appunto nei luoghi di lavoro. Qual è un po' la situazione dal vostro punto di vista? Ma la situazione è questa, che la restrizione delle attività produttive che nel pieno dell'emergenza per noi era una cosa indispensabile, necessaria a tutela di tutti, dei lavoratori, ma anche della salute di tutti, di tutta la popolazione, in realtà ha avuto molte deroghe. Cioè, il decreto che era stato fatto sulle pressioni ricevute da parte del governo, da molte parti, insomma, aveva prodotto quel meccanismo di comunicazione e di continuità con la dichiarazione che l'azienda faceva attività di supporto a quelle che sono considerate le filiere essenziali, indispensabili, definite coi codici Ateco. Questo ha prodotto in realtà migliaia di domande di imprese, anche qua nel nostro Veneto, che hanno dato questa comunicazione. Le prefetture che hanno il compito di verificare la rispondenza di queste comunicazioni alla situazione, all'attività reale, e col personale che hanno e con cosa non riescono a fare tutte le verifiche necessarie, per cui la gran parte di queste aziende si sono aggiunte a quelle delle filiere essenziali. Insomma, in poche parole, c'è stata un'importante restrizione, ma comunque si stima che il 50, forse anche di più, anche il 60% delle aziende in Veneto, come in tutta Italia, in realtà hanno continuato a lavorare. Adesso è molto attuale il tema della riapertura completa delle attività produttive. Noi come CGIL abbiamo una posizione molto molto chiara. Chi è titolare di individuare il momento in cui si può pensare alla fase 2, e cioè una riapertura graduale con tutte le tutele e le misure di prevenzione possibili, deve essere il comitato tecnico-scientifico che supporta il governo rispetto a questa fase di emergenza e a questo tipo di decisioni. Lo deve fare, a nostro avviso, in base all'evoluzione dell'emergenza, all'evoluzione del tasso di diffusione del contagio in rapporto all'evoluzione del tasso di ricovero, soprattutto in terapia intensiva, in rapporto, insomma, soprattutto al tasso di mortalità. E comunque noi non abbiamo la competenza, non vogliamo averla, e diciamo che questa decisione deve essere una decisione in capo agli organismi medico-scientifici che supportano le decisioni politiche. E soprattutto questa deve essere una decisione che deve essere a carattere nazionale, non si può partire in una logica di sperimentazioni territoriali, regionali o in salsa veneta, insomma. Questa è una decisione che va assunta a quel livello. Dopodiché noi siamo assolutamente preoccupati della durata di questa situazione di emergenza, perché i primi che ci rimettono sono Eh sì. tante migliaia di lavoratori che utilizzano gli ammortizzatori sociali, perché il reddito della cassa integrazione, che sia ordinaria che sia in deroga, è molto più basso della retribuzione ordinaria normale, per cui non è che ci fa piacere questa situazione. No, ma poi Anzi, c'è dall'altro componente, c'è il rischio poi di perdere il posto di lavoro, questo già oltre al concretamente, rischio che cioè. ovviamente più si dilata Eh questa sì. situazione e più poi sia difficile una ripresa organica delle attività di molte imprese, per cui condividiamo assolutamente questa preoccupazione, ma siamo altrettanto convinti che una fuga in avanti, che un liberi tutti, che una ripresa senza evidenza e senza elementi certi dal punto di vista medico-scientifico rispetto a questa possibilità, si traduca anche dal punto di vista economico in un boomerang, perché se per caso si riparte, si fa ripartire tutti, e come è successo nel mondo, pensiamo a Hong Kong e altre situazioni, o in passato, pensiamo a quando c'è stata la spagnola nel secolo scorso, che si è verificata esattamente il ritorno del contagio dopo pochissimo tempo che si era deciso una riapertura, un allentamento delle misure di prevenzione.
Il rischio è una ricaduta con effetti ancora più pesanti di quelli che purtroppo abbiamo vissuto e subito in queste settimane, e che sarebbe un danno enorme anche proprio per le attività economiche. Sì, però la interrompo un attimo. Allora, premesso che il vaccino non c'è, sistemi di cura sono ancora, vabbè, tutti in sperimentazione, eccetera, quindi la cosa si può portare ancora in avanti, sempre più in là. Premesso che la nostra economia non regge, le nostre aziende già hanno detto che sono arrivate, soprattutto quelle più piccole, alla canna del gas. Secondo me anche la campagna di comunicazione, che fino a un certo punto può aver retto, però dire tutti tappati dentro in casa, deve modificarsi. Cioè bisogna anche responsabilizzare il lavoratore, cioè io continuo a dire devi riprendere l'attività lavorativa se vuoi in qualche modo sopravvivere, se no te resti senza lavoro, vedi quello che sta succedendo negli Stati Uniti, peggio ancora le aziende chiudono, per cui precipitiamo in una crisi peggio ancora di quella del 2008, ma il lavoratore deve essere, anche il sindacato stesso deve educare il lavoratore categoricamente, cioè deve essere il primo a non avvicinarsi, cioè io al di là di tutto sono passata per andare a fare la spesa vicino a dove lavoro, ci sono due aziende, fuori c'erano 5 lavoratori che fumavano la sigaretta senza mascherina e a mezzo, cioè a 5 centimetri, 10 di distanza uno dall'altro, trentenni e così via, ma insomma è responsabilità individuale, bisogna che le persone sappiano il rischio che corrono e si tengano i guanti, si tengano le mascherine, si tengano le distanze, a prescindere, cioè bisogna che si formi un'educazione dal lavoratore, perché sennò poi anche, cioè secondo me non se ne viene fuori assolutamente da qua neanche 5 mesi, cioè non è possibile, forse anche il sindacato deve fare un'educazione. C'è anche un problema di responsabilizzazione di tutti, dei lavoratori, dei singoli individui, della popolazione sicuramente, però distinguiamo quali sono le responsabilità principali e le priorità. Le priorità dal punto di vista del lavoro e delle condizioni di lavoro stanno in capo alle misure di sicurezza e di prevenzione che si mettono in atto nei luoghi di lavoro. Dopo c'è anche la responsabilità individuale a rispettarle, e questo significa anche richiedere, sì, anche un verissimo, salto culturale. Ma tanti mi segnalano che hanno un ufficio a disposizione a testa, perché molti sono in smart working in azienda, e poi si trovano davanti alla macchinetta del caffè insieme gagliardamente, e molti, e mi ha insegnato questa persona, senza mascherina tranquillamente, perché la mascherina non se la mettono, e lì io dico è responsabilità dei lavoratori, cioè caspita, non è attenzione, sì, bisogna però anche ci dire sono anche, non distogliere l'attenzione da quelle che sono le responsabilità invece collettive, che sono le responsabilità delle organizzazioni, che sono per esempio l'applicazione piena del protocollo nazionale sulla salute e sicurezza, che dovrebbe essere adottato dappertutto, a partire da tutte le aziende che hanno continuato l'attività. Non parliamo del socio sanitario, di cui abbiamo già parlato, dove le carenze sono state enormi dall'inizio. No, ma parliamo anche di tutte le attività del manifatturiero, quelle che producono beni o servizi essenziali, dove in molti casi le misure di prevenzione nuove, adatte a questa situazione dell'emergenza, che erano previste dal protocollo nazionale firmato tra le parti sociali, non sempre sono state adottate. Poi c'è anche ovviamente il problema della responsabilità individuale, ma prima di tutto partiamo da quello. No, lo dico perché è vero il tema che si pone, cioè siccome il vaccino si troverà chissà fra quanto tempo, siccome i farmaci non sono ancora stati individuati di preciso, è quasi sicuro che dovremo convivere con un rischio epidemiologico per molto tempo ancora, ed è impensabile che le attività produttive, come quelle commerciali, come quelle relazionali, continuino a restare bloccate fino alla fine dell'anno, insomma, no. Per cui noi da una parte diciamo che il momento in cui dare la riapertura non spetta né a noi sindacato né all'associazione degli imprenditori, ma spetta a un comitato tecnico medico scientifico che stabilisce quando è il momento in cui si può pensare che si possa percorrere questa strada della riapertura senza creare danni giganteschi e regressioni gigantesche. Dall'altro, siccome siamo convinti che questo sia necessario e indispensabile, una ripresa produttiva a tutela delle imprese e a tutela ovviamente anche dei nostri lavoratori che stanno prendendo un reddito inferiore, siamo disponibili da subito, anzi lo stiamo sollecitando con forza, di utilizzare questo tempo per definire e concordare insieme tutte le misure di prevenzione, ma anche di intervento sull'organizzazione del lavoro,
dentro sì, i luoghi di lavoro, le esatto, già fabbriche, gli quello, uffici, esatto. che possono consentirci di gestire con questo rischio epidemiologico che continuerà, almeno con le tutele maggiori e migliori possibili, anche dal punto di vista dell'utilizzo di nuovi strumenti, fermo restando che devono essere ratificati. Certo, sì. No, no, ma assolutamente, sì. Ma è un po' come il discorso quando è stato introdotto i presidi di sicurezza del luogo di lavoro, le scarpe tecniche anziché i guanti, eccetera, che per tantissimo tempo in molte aziende c'erano a disposizione e il lavoratore non le utilizzava, no? Poi è entrato un po' nella coscienza individuale, per molti, non per tutti naturalmente, di utilizzare, di dover avere questi strumenti perché lo tutelavano. Secondo me è la stessa cosa, lo stesso passaggio, cioè anche il sindacato nell'azienda, forzare l'azienda dove non saranno presenti certi presidi di supporto per l'isolamento, eccetera. E dall'altro lavoratore, imparare ad avere la coscienza, corsi di formazione, non lo so, fatti in questo periodo online, quel che sia, per imparare a gestire il proprio i propri spazi, i propri modalità di relazione, no? Sì, ma su questo siamo d'accordo, cioè contemporaneamente alla predisposizione di misure organizzate e definite deve esserci anche un lavoro di promozione, di rafforzamento della consapevolezza della responsabilizzazione di ogni singola persona, in questo caso di ogni singolo lavoratore, ad utilizzarle le misure di prevenzione e a pretenderle a tutela sua e a tutela dei suoi colleghi, a tutela di tutti in quei. A questo punto, da questo punto di vista, chi è responsabile? Ricordo che in molte situazioni abbiamo dovuto fare sciopero per avere un minimo di applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza, perché purtroppo ci sono anche diverse situazioni di questa natura. Assolutamente. Chi è responsabile di questo è sempre il responsabile della sicurezza, che deve dotare del tutto, cioè il lavoratore all'interno dell'azienda, chi deve fare la segnalazione eventualmente, o il sindacato? Diciamo che nelle aziende c'è un sistema, dal responsabile della prevenzione e protezione aziendale, che sta in capo all'azienda, alle RLS, che è rappresentante dei lavoratori della sicurezza, alle RSU, che sono le rappresentanze sindacali che hanno titolarità anche sull'organizzazione del lavoro, perché poi la sicurezza e la prevenzione è legata anche all'organizzazione del lavoro, fino al medico competente che è presente in ogni azienda. Il problema, casomai, è che questa situazione è nelle medie e grandi imprese. Abbiamo tutto il reticolato delle... che è quello principale nel Veneto e anche in Italia, diciamo, soprattutto nel nostro Veneto, le piccole e piccolissime imprese. Abbiamo situazioni di buone pratiche anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista della bilateralità. Ci sono enti bilaterali che hanno all'interno la gestione della salute e della sicurezza, che fanno perfetto, tra le parti un ruolo di promozione, di prevenzione, di tutela, ma anche di formazione, di supporto alle piccole. E dall'altro ci devono essere gli SPISAL che facciano i controlli necessari, naturalmente, perché per verificare. Dopo c'è l'eterno problema dei controlli, perché nulla regge se non c'è un sistema di controlli e di vigilanza che faccia da deterrenza da una parte, soprattutto dall'altra, anche di stimolo all'applicazione delle norme. E sappiamo quante carenze abbiamo nei servizi ispettivi, insomma. Perfetto. Quante battaglie abbiamo fatto anche negli ultimi anni perché per vengono un incremento attuate. Forte degli organici. Io la ringrazio tantissimo, ringrazio anche la segretaria di Belluno per il suo intervento, e vediamo se riusciamo a inquadrarli entrambi, che così li possiamo anche salutare, tra l'altro. Eccola qui, grazie anche a lei, buon lavoro naturalmente, buon lavoro ad entrambi. Grazie. E ci aggiorneremo, perché naturalmente dobbiamo tenere i nostri telespettatori aggiornati su quello che sta succedendo, sulle varie situazioni. Come sempre ricordatevi, le sedi dello SPCGL, della CGL, sono aperte telefonicamente, prenotate la vostra, il servizio di cui avete bisogno, e noi ci rivediamo naturalmente prestissimo. Grazie, buon proseguimento, buon fine settimana, anzi buona Pasqua.